assata di ricotta panda. Ma andiamo ad oggi. Bella, la ricotta fresca, signor Marchese, bella ammastata, tutta bella cosa. A buttare il no. Se ne dà anche una bella fetta. Capito? Ci ha portato un dalla. Guarda, 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 vuol dire la manca da Leao. Che nuance? Di conseguenza, a stomaco, quando vado? No, sì, no. No, io sto a mangiare i muschi. I muschi sta mangiando, i muschi, ma tu stai via, perché sono stati i muschi. Casa, per il Dio stiamo aiutando e chissà quanta gente c'è che desidera pane. Pane è tutto per voi, se non mai chiesa per la tenda con macchiara, è fortuna! A parola di madre ci stiamo a combattere! Per male, signor Marchese, che ossia non lava il suo problema, che ossia può mangiare a piacere solo tutti che ti calore! E le auguro, signor Marchese, di non trovarsi mai e poi mai nelle nostre circostanze! E uguale. Chi ne dovrà poter mangiare per mancanza d'appetito? Non c'è pericolo, non c'è pericolo. Non si incomodasse, signor Marchese, che siete una strada. Signor Marchese, lei mi ha scusato, signor Marchese, ma è su raggio di qua. Non si incomodasse, non si incomodasse. No, vedi, mi accompagno così di gerifico. Ma siamo alla mano, Marchese! A mia voce! Si schifo, signor, sì, coscienza, coscienza per niente! Ma non mi conosci più coscienza! A questo se mi pare! Ah, Giuliano, io in casa le timorate, le rogne un poco timorate, ci volevo dire! O sapevo che sono io! E beh, vuoi vedere l'ora perché non ci stai... Un figlio da sale! Sarò con te! Vuoi a te! Ma come? Non ci pensa la coscienza quando ci buttavo pesce fresco? Tano, stavo a cassotto, piano notte! Ma voi, Tano? Tano! Ma Tano, stavo la bocca nuccia, stavo stato per danni, che causato... Ragione, ragione, coscienza! Tano, da stasera! Bravo, bravo, vuoi fare il signore, vuoi? Ragione, usare, mai buttato avanti! Bravo! Specialmente durante la guerra! Assetto, ma era guardato, insomma, ma era dovesso e... Mi sono fatto una posizioncella. Ah, bravo, mi fa piacere. La signoria ci può essere una posizione. Certo, no, come chiedete con signoria. Ma buona, sa che è buona. Specialmente. Travagliano chi è di murare. Chi te che ora sono nobile. Coscienza, lo sai, no? E giusto appunto viene in coscienza perché mi nasce una certa fantasia. E che fantasia ti nasciuta? Mi dice una cosa, coscienza, ma che ci pare giusto? Che mi chiamo Conte? Io non sogno Conte di niente. Dico, ma che conte potesse essere? Coscienza c'è dire, ma a me mi necessita. Ma che te necessita? Mi necessita un nome da mettere dopo il conte. Io non ce l'hai. Ce l'hai. E qual è? Conte di? Di Rosario, no? Di, ma te che bello? Anzi, ce lo mettono magari un altro, domaccio come si chiama? Concetta, Concetta Somma. Ecco, tu sei Gaetano, conte di Rosario e di Somma Concetta. Legittimo, legittimo, ma sarebbe un titolo registro che bisogna dire che hanno la voce di. Ma sapevo che coscienza mi apre una strada, che vero a dire, ma se pagavo 2000 lire la potevo trovare. Ma che devo fare? Coscienza, chi ne fa? Ma mi richiesta una cosa invece, e per quelli che mi conoscono? Chi ne conosce che ti conosco? Tu ti chiami Gaetano Conte? Tuo padre si chiama Rosario, tuo padre Somma Concetto, tu sei Gaetano Conte di Rosario e di Somma Concetto, legittimo, come io sogno, ma chiesa di ruolite di Giambiagare. Benedetta, da maccio Conte. Guarda che ti viene, signor Conte, che hai che fare, va? Ma mi dici una cosa, ma che stemma mi potesse mettere? Ma che bruca vuoi, Gaetano? Tutto il mondo io do, che bruca vuoi? Che senti a dire, coscienza? Che tu sei un tipo allegro, e l'uomo allegro Dio lo aiuta, e tutto il mondo è addosso. E mi richiesse una cosa, scusa se l'imprudenza, ma non ce l'hai qualche stemma che non ci serve più? Gaetano, che stemmi che ti parlano, cazzalone vecchi? Via, coscienza, andava tanti.
Niente, che fare questa ricerca? Non ando su niente. Ma che si fa? Che io lo voglio gratis? Io lo pago quando vale. Guarda, che erano, che ce ne c'è 6-500? Sceglietene una e 10 ne do. Ecco. Oh bello, lo sai qual è? È mia, non mi vuol dire proprio niente. Perché io, Conti, ci sono per davvero, Conti, ci sono nato. Bravo. Ma che ci parla una piccana? Ma senza fare? No, non è chiesto, è che tu sei troppo rumoroso, Gaetano. Ma che dici, coscienza? Ma allora non mi conosci? Che poi è interesse mio, non fare sapere da dove vengo e da dove non vengo. Ma coscienza, stasse tranquillo. Non mi mettere un bucchetto. Coscienza, stasse tranquillo. Benediciamo coscienza e grazie. Addio, Gaetano. Mi raccomando. Carosi! Dove alle chiesi? O si trova in chiesa? Marianna! Che c'è? Guarda qua, quando mi siete avanzate? Perché? Che è successo? Che hai fatto? Niente, che ho fatto? Quando mi siete avanzate? Dicitemi quando mi siete avanzate. Ho scienza, me ne vuole mandare? Ma che state dicendo? Avanti, parlate con mia, quando avanzate? Lo faccio, mi pare 4, o forse su 3, non ci penso. Due. Siete, un minimo saranno 4. Dunque, 4 mesate, 20 rulite, mise, ancora siamo chiamati tante guerre, anche ora non la possiamo mandare, poi dopo vedremo. Ma che state dicendo? Perché parate così? Che vi sentite? Non mi sento niente, aspettate, dunque 4 mesi, 20 rulite fanno 88 lire, e 12 lire di regalie per tutta l'attenzione che mi avete tenuto, caccia sul 100 lire. Ma che state dicendo? Mi vuole pagare l'attenzione? E che hai fatto per mortificarmela così? Ma che state dicendo, Marianna? Quando mi stavo fare l'attenzione non ci bastassero manco 100 milioni. Avanti, pigliate per qua, forse. Non hai bisogno. Avanti, pigliate per sto soldo, non mi vogliete sediare. Va bene, basta che vuoi, posso scendere non si sedia. Va bene, sentissi una cosa. Ci vuoi pigliare un po' di latte e caffè da sotto bar? No, che latte stura, no. E allora un caffè espresso? Un caffè magari, va bene. Allora un caffè. Vai a pigliare la caffettiera, eh? Va bene, un caffè. Eccellenza. Oh. Poi scienza sente. Visto che mi pare un poco più sereno, ci voleva dire una cosa che non mi bastava l'ammo di dire 10 ore. Yeah. Andura, quando ho scelto se non suonare, non è bello che non era nostro. Quella? Era un uscire, la butta con sta gatta. Ma che sono pazzi? Ma che razza di magistrato è quando sto paese? Ma come lo fare il sfratto? Come me lo possono fare? Ma è roba da pazzi! Ma prima di tutto che c'è un decreto potenziale, ma e poi in primo grado? Guardate che facete, mentre che scendete poco caffè, passate da notare, ci dicete che ci voglio parlare di premura e che porta l'atto dell'ipoteca sulla casa. Subito, ci dice che ci voglio parlare. Dico, potremmo capire la caffettiera. Ma che sono pazze, sono pazze. Ah, signore. Ma cosa ne pazze? Vai. Scappa, non in giro. Ma lo senti? Che tu lo farò, sai che lo capisci? C'è un baronetto di mezzo mondello che sta chiamando in scale. Lo sa ci sono bene per coscienza. Chi è che vuole? Sono un giù così, ma non lo premi. Barnetto, chi cerca? Ma chiede? Già, per l'appunto, in casa? No, ci dice di no. Sì, in casa!
Che disse coscienza? E niente, che a dire, devo andare tutta completa, ma che anno? È vecchia sua. Va bene, non è da vecchiani. Evviva! Egregio Marchese! Per saluto! Siedo perché sono stanco. E vi seggi dentro perché te sono stanchi, prego. Lei, Marchese, sarà sorpreso della mia visita dopo l'incidente del mese scorso in casa timorata. E perché vuole chiamare incidente quel nostro simpatico incontro? Su via, Marchese, siamo sinceri. Io e i miei siamo venuti, come a dire, a romperle le uova nel paniere. Senta, baronello, per sua norma io non mi lascio rompere niente da nessuno. Ad onda della mia età e dei miei acciacchi, io sono ancora buono a rompere qualche cosa agli altri. Ah, bello, bello, sempre bello il marchese, vivace come un idalgo e fiero come un folletto. Mi congratulo. Beh, andiamo avanti, lo scopo della sua visita... E quando gliel'avrò detto, lei non mi servirà più rancore, sa? Perché io vengo ad offrirle il destro di rifarsi a mille doppi di quello che, senza volere, le abbiamo fatto perdere. Sì, ma ne hai caputo niente. Non importa, capirà in seguito. Ma lei aveva bisogno di parlare assai, no? Siccome aspetto gente, sai? È impaziente il marchese, capisco. Eccomi adunque. Mio padre avrebbe dovuto venire lui, sa?